Ciao a tutti ragazzi, sono Dermi, bentornati in questo nuovissimo video. Oggi vedremo come realizzare un time beat di Sikluk in 5 minuti, visto l'uscita di Dark Poets Club tra pochi giorni. Quindi direi che possiamo cominciare. Come prima cosa ci soffermeremo sulla sound selection. Ovviamente dobbiamo utilizzare dei suoni cupi, quindi delle lead, dei pluck, delle string oppure dei mallet, magari un po' effettati, modificati, in modo da dargli quell'effetto un po' più dark. Per dargli quell'effetto un po' più dark possiamo utilizzare come prima cosa Half Time, in questo modo, preset classico. Possiamo sia lasciare la nostra melodia così, nonostante in questo caso venga molto lenta, quindi è abbastanza brutta, oppure utilizzare la classica tecnica di stretcharla, ovvero selezioniamo tutta la nostra melodia, andiamo a cliccare su questa freccia con il tasto destro del mouse e trasciniamo in questo modo. Poi da qui portiamo questa parte di qua, eliminiamo tutta questa e poi possiamo copiare questa parte qui iniziale, diciamo anche di qua. Ovviamente Half Time porterà un'ottava sotto la melodia, quindi potete anche provare a rialzarla se magari non vi piace in quel modo. Un'altra cosa che vi consiglio di fare è occupare questo spazio qui nella seconda parte, perché sennò ci sarà un brutto rumore, diciamo, di click tipo, oppure di vuoto, e quindi non piace molto. Infatti così suona molto molto più smooth, diciamo. Per quanto riguarda la melodia, è una melodia molto classica, semplicissima, 4 note. Sikluk infatti punta molto sul beat generale e sull'atmosfera più che sulla melodia quando fa questi tipi di beat. Quindi semplicemente una melodia classica, 4 note, il suono fa tanto, questo infatti è un mallet che ho realizzato io, che troverete all'interno del mio pacchetto Moonshot che dropperò tra poche settimane. Per quanto riguarda i drums invece abbiamo un clap classico, abbastanza ciccione, un kick con questo pattern molto classico, uno snare che va a dare un po' di movimento in più, da solo ovviamente non ha senso, però insieme al clap diciamo dà questo bounce in più. Per quanto riguarda gli hi-hat abbiamo un pattern molto semplice ma che funziona con queste note più basse e alcuni roll. Normalmente Sikluk utilizza il phaser sugli hi-hat, io in questo caso non l'ho utilizzato perché non mi piaceva molto. Poi abbiamo l'808 che è una specie di Zaid 808 molto aggressivo. Per l'808 in questo caso ho utilizzato una tecnica che è quella del reverse 808, mettendolo in reverse in questo punto. E il tutto insieme così. Un open hat. E infine un crash solo per il ritornello. Anche oggi siamo arrivati alla fine di questo video. Io ricordo come sempre di iscrivervi e lasciare un piace se il video vi è piaciuto. Inoltre sul mio canale trovate due playlist, una dedicata ai tutorial su FL Studio e una dedicata agli altri video di questo genere. Bella, al prossimo video!